Ma io penso che questa iniziativa, che la Regione ovviamente ha sostenuto, per questo stiamo ospitando anche oggi questo racconto di questo evento, sia diciamo per noi un po' l'unione di tante cose su cui abbiamo lavorato, no? Quindi capita veramente in un momento importante, perché pensate, abbiamo il conservatorio Niccolò Paganini, il tema del cibo dell'Expo, e torniamo da un Expo in cui abbiamo dato rilievo alla figura di Paganini, rilievo ai temi dell'alimentazione. E quindi è chiaro che in questo momento fare sintesi di questi aspetti che sono culturali importanti e metterlo a disposizione dei bambini perché capiscano a fondo che cosa vuol dire la nutrizione, credo che sia assolutamente da sottolineare, da sostenere, credo davvero che possa essere una grandissima occasione soprattutto per i più piccoli. Anch'io ho letto un po' di dati e mi hanno stupito, cioè il fatto di come questo problema dell'alimentazione tocchi anche i bambini davvero piccoli, anche intorno ai 3 anni. Quindi io credo che questo sforzo che è stato fatto sia importante per farci capire l'importanza del tema dell'alimentazione, non soltanto dal punto di vista più alto, come abbiamo provato a fare a Expo, ma anche proprio nella vita pratica per le famiglie. Quindi grande sostegno a questa iniziativa, penso che sia un modo leggero per trasmettere qualche cosa di molto importante a livello di fondo. Poi sono molto curioso ovviamente di vederla anch'io, perché non l'ho ancora vista, è un inedito per tutti e penso che insomma sia bello che venga fatta a Genova, che venga fatta in un teatro che comunque ha bisogno di sostegno, e che sia anche l'esempio che quando un'associazione come questa, che è un'associazione robusta, che riesce a fare progetti che vengono finanziati anche a livello europeo, questa è la dimostrazione che quando le idee sono buone poi si riescono davvero a portare avanti. È un'opera per bambini, per ragazzi, è dedicata al cibo, scritta da Roberto Piumini, che è un importantissimo scrittore per ragazzi, e musicata da me. Questo è il nostro 11ª opera per ragazzi ed è importante perché i personaggi sono frutta e verdura, poi c'è un cuoco e una pittrice, ed è una storia molto divertente dove l'importanza del colore anche che hanno queste frutta e queste verdure viene valorizzato dalla musica, perché la musica è soprattutto un veicolo importante per sottolineare certe cose come appunto la visione, il colore, la pittura, eccetera. E i bambini che verranno a vedere lo spettacolo sono invitati a cantare i ritornelli di 15 canzoni, quindi c'è una situazione interattiva molto forte, come in quasi tutto il mio teatro musicale. L'editore Sillabe, che è un bravissimo editore, ha pubblicato questo libro che è uscito adesso, che appunto è l'intera opera con il CD allegato, dove i bambini possono ascoltare le canzoni e cantare poi i ritornelli o eventualmente tutta l'opera, che è una commissione di Nemogeie che ha creduto molto in questo progetto e speriamo che lo porti avanti questa situazione. E soprattutto chi esegue, perché il mio teatro è per ragazzi, è una cosa importante, che viene fatto non solo per i giovani ma con i giovani, quindi in scena ci saranno delle voci giovanili e un'orchestra straordinaria, che è l'orchestra giovanile del Conservatorio Paganini di Genova, che è un'orchestra forse unica in Italia, perché i conservatori hanno le orchestre ma sono formate dagli studenti dei corsi superiori, quindi questi invece sono ragazzi di 15-16 anni massimo, che suonano divinamente diretti dal maestro Vittorio Marchese. Grazie.